SOS Umberto I, intervenga il Ministro della Salute. A chiederlo è il Presidente della Commissione Sanità del Consiglio Comunale di Nocera Inferiore, Vincenzo Stile. A scatenare la reazione, il taglio di 4 posti letto in cardiologia e le criticità alla rete dell'emergenza territoriale. Disagio, quest'ultimo, che è stato denunciato dalla UIL in una lettera di Renato De Luca inviata alla coordinatrice del 118 Gerarda Montella e al commissario dell'ASL Mario Iervolino. Gli infermieri attualmente in servizio al 118 sono 17 sui 23 previsti. Una situazione che, insieme a quella della cardiologia, ha scatenato la reazione di Stile. Bisogna chiedere l'intervento del Ministro. Ci aspettiamo da lei una deroga alle limitazioni imposte dal commissariamento e la cessazione dello stesso e chiediamo l'autorizzazione ad assunzioni con procedimento d'urgenza. Da qui la petizione online su change.org. Il presidente della Commissione Sanità ha scritto sulla piattaforma che il DEA di primo livello di Nocera Inferiore è penalizzato dalla carenza di personale medico e paramedico. I trasferimenti degli infermieri, così come erano stati predisposti, ha continuato Stile, non sono stati possibili per la mancanza dei nulla osta da parte delle strutture di origine. Le conseguenze sono la riduzione di posti letto e la riduzione dei servizi. Per questo motivo il consigliere comunale del Partito Democratico sta chiedendo a tutti di sottoscrivere la richiesta al ministro Giulia Grillo affinché programmi un piano di assunzioni straordinario in Campania al fine di garantire ai cittadini il pieno diritto alla salute, perché la sanità in Campania è commissariata e perché la situazione del DEA di Nocera è comune a tanti ospedali di questa regione.